vincere contro il Celano per andare in testa alla classifica e sfruttare lo scontro diretto tra Catanzaro e Paganese, ma anche dare minutaggio a gente come Tozzi, Borsoi, Ferri, Marini e Carlotto al rientro dopo qualche problema fisico. Battistini centra tutti gli obiettivi di questo turno di campionato, ma quanta fatica per avere la meglio di un Celano, che al Curi resiste per quasi tre quarti di match. Alla fine però solo note positive, perché segnano Tozzi, Borsoi e Bueno, perché Clemente conferma di avere sempre il colpo in canna, perché dalla panchina c'è sempre la soluzione giusta a tutti i problemi. Nel primo tempo il Perugia sbaglia troppo, sì, ma è un rischio calcolato, perché Tozzi, Carlotto e Ferri Marini hanno bisogno di giocare, ma non sono ancora al top. Forse nella memoria c'è anche l'avvio scoppiettante contro il Fano ed il Grifo se la prende pure comoda, giocando a ritmo basso, in attesa di una rete che con il Celano chiuso in maniera ermetica non arriva. Il 4-2-3-1 non decolla per diversi motivi, tecnici e tattici. Carlotto sbaglia in continuazione passaggi elementari, Tozzi appare ancora un po' appesantito e le distanze tra i reparti sono troppo abbondanti. È così che gli abruzzesi controllano senza rischiare più di tanto, da permettersi il lusso anche di offendere un po', come al 37esimo con Sciamanna, che stringe troppo il diagonale di sinistro. Il Perugia insomma si sveglia tardi, ma solo perché è Clemente a farlo. Il capitano si traveste da assistman al 38esimo, per Tozzi, che però è in ritardo, poi fa tutto da solo un minuto più tardi, quando aggira la difesa avversaria e calcia di poco a lato. Il numero 10 fa assist anche da calcio d'angolo, la palla taglia tutta l'aria e scivola via, poi riprova l'assist per Tozzi Borsoi, a cui manca ancora il guizzo dei tempi migliori. Battistini non è contento però, e allora ad inizio ripresa si affida alle sue certezze del momento. Borgese rileva Carlotto dopo 7 minuti ed il regista si presenta con una conclusione centrale che si frange sul palo alla sinistra del portiere ospite Liverani. Il Perugia attacca sempre più convinto, ma il pericolo in queste partite è sempre dietro l'angolo e si materializza al 58esimo, quando sul rilancio del portiere ospite Liverani, Russo e Giordano si addormentano e Croce fa correre un brivido a tutto lo stadio, infilandosi tra i due sfiorando il gol di testa. Il Perugia però attacca, Tozzi Borsoi aggiusta la mira al 65esimo sul cross teso di Margarita, ma sbaglia così a due passi dalla porta. Battistini allora riassesta il Grifo da battaglia, in campo ci sono tutti i migliori, ad eccezione di Anania, a cui il tecnico dà un turno di riposo. Con Moscati e Bueno per Pupeschi e Ferri Marini, la squadra è anche super offensiva, anche perché il Celano rinuncia definitivamente ad offendere. Margarita si abbassa sulla linea dei difensori, ma è sempre addosso a Moscati quando l'azione riparte, ed è proprio Moscati ad essere l'innesto decisivo. Al 72esimo l'ex livornese parte sulla destra, guadagna di cattiveria il fondo e scodella un gran pallone in aria dove Liverani non è perfetto e Tozzi Borsoi lo castiga subito. L'1-0 è una liberazione per il Perugia, per il Celano invece una mazzata tremenda. Da lì in avanti la partita non ha più storia. Clemente al 77esimo si inventa una giocata pazzesca da metà campo e colpisce il palo con una palombella bellissima. Lo stadio si spella alle mani per il capitano, che 5 minuti dopo entra anche nell'azione che porta al raddoppio firmato Bueno, che a tu per tu con Liverani realizza di destro il suo secondo gol in campionato. Il resto è accademia pura, c'è spazio ancora per un palo, quello di Tozzi Borsoi sul cross dello scatenato Moscati, e per gli applausi convinti di un pubblico che si gode il primato solitario e si prepara al big match di L'Aquila.